Buongiorno a tutti, scusateci per il ritardo, è andato un po' lungo con l'allenamento. Iniziamo, Cenzi, Roma Radio. Buongiorno. De Rossi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo molto tempo. Volevo chiederle come ha reagito e se lo ritiene a disposizione per la partita di domani. Sì, sono molto contento di come ha reagito. Sicuramente a differenza della partita che l'ho convocato col Genoa in casa, che era più per un sostegno morale un po' generale alla squadra e la sua presenza era importante in quel momento, in questo momento è proprio a disposizione. Ovviamente non ha i minuti nelle gambe o perlomeno non si è allenato con la squadra un tempo determinato, però il ginocchio ha reagito abbastanza bene. Per quello siamo soddisfatti di questa prima settimana e mi auguro che rimanga tale anche per le prossime. Serafini, Roma TV. Buongiorno mister. Ciao. Quali sono le insidie maggiori che nasconde una partita come questa contro uno degli avversari più in forma del campionato? Ma direi che sia più in forma, io ritengo, siccome molta stima anche per Gasperini e per quello che sta facendo in questi anni, ma anche per una squadra che ha costruito, dal punto di vista anche delle scelte dei calciatori, una squadra fisica, che sa quello che vuole, tecnica, che secondo me si allena anche in un determinato modo e si vede poi sul campo. Per quello le insidie sono tantissime. E la bravura deve essere quella nostra di rimanere in campo con la stessa loro fisicità ma anche con la stessa aggressività. Per quello sarà sicuramente una partita combattuta sotto tutti i punti di vista contro una squadra che in casa contro le grandi ha sempre fatto molto bene e noi dobbiamo essere bravi a cercare di imporre il nostro gioco nonostante le loro ottime qualità. Mangiante Sky. Eccoci, buongiorno. Vorrei sapere se quella soluzione adottata nel finale contro il Torino, quando si è infortunato Under, quindi con Zaniolo un po' più spostato a destra, può essere rivista anche dall'inizio con domani a Bergamo. Guarda, abbiamo avuto in questo allenamento qualche problemino fisico da Florenzi a Pellegrini che dobbiamo valutare entro domani. Per questo è un po' la formazione è un po' in bilico in generale, però sono tutte opzioni valide, anche quella che tu hai detto, il fatto di poter mettere e spostare Zaniolo, ma devo valutare un po' altre situazioni fisiche per poter poi scegliere dove anche Florenzi, volendo, può fare quel ruolo, come Kluivert, può essere un giocatore che ha giocato già in queste occasioni. Come lo stesso Schick ha dimostrato di poter coesistere con Dzeko, ovviamente va valutata anche per una partita intera. Però sono soluzioni che tengo sicuramente tutte in considerazione per questa gara, ma anche per quella a seguire, non parliamo solo di questo. Ultima cosa, a proposito di Dzeko, che punto è la condizione? Perché si è impegnato tanto contro il Torino, però non era brillante come il miglior Dzeko, se sta salendo almeno sotto il profilo atletico. Questa settimana si è allenato veramente bene, con maggior continuità, sapendo che gli manca un po' di minuti per poter poi arrivare nella migliore condizione, ma penso che sia un aspetto psicologico anche per lui molto importante. Un attaccante ha bisogno di far gol. Però ho visto Edin, magari un attaccante quando finisce la partita non fa gol, un po' arrabbiato. Al contrario, ero entusiasta della prestazione della squadra, del fatto che abbiamo vinto e della sua disponibilità più che altro nei confronti dei propri compagni. Diventa un giocatore per noi che sa giocare a calcio prima di tutto, che sa mandare i compagni in porta, che fa girare la squadra, è normale che deve far gol. Questo sì, e sono convinto che però lo tornerà a fare presto. Pastore, il romanista. Buongiorno. Sì, ciao. La Roma ha 4 diffidati, di cui 3 a centrocampo. Considerando anche le condizioni non ottimali di alcuni di loro, è un dato che può influire sulle sue scelte? Non sto pensando a questo. Cercherò di mettere in campo la squadra che ritengo più opportuna per affrontare l'Atalanta. Non mi posso basare sulle diffide o d'altro in questo momento. Credo che sia giusto mandare in campo la squadra giusta per poter far bene contro l'Atalanta. Poi valuteremo quelle successive. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno, io volevo chiederle, alla luce anche dei problemi che ha detto adesso di Florenzi, se Karsdorp è pronto per fare 3 partite di fila dal punto di vista fisico, dico? Secondo me sì, anche perché ha avuto una settimana differente dove c'è stato un tempo di recupero in più, dove lui rispetto ad altri, avendo un carico di lavoro molto alto, ha riposato un po' di più in determinati allenamenti. Però anche sono in ballottaggio lui e Santon per questa maglia da titolare, anche per le caratteristiche della squadra avversaria. Valuterò quelle che saranno le scelte, però se la giocano lui in questo caso e Santon come ruolo di terzino. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Le volevo chiedere se l'Atalanta lei la considera un avversario per il quarto posto, cioè è una squadra che è arrivata a questo livello di
così, di ambizioni e se anche l'Inter può essere ancora risucchiata in questo vortice per la Champions. Cioè c'è una grande bagarre in questo campionato per questo terzo, quarto posto, o adesso il suo obiettivo è quello di raggiungere appunto la quarta posizione e basta? Grazie. No, è ovvio che noi prima di tutto dobbiamo cercare di arrivare quarti, visto che siamo quinti, per cercare di rimanere in Champions. Per quanto riguarda l'Inter ha un buon vantaggio, ma sappiamo tutti che poi le partite vanno giocate, bisogna fare punti per arrivare a una determinata quota. Ritengo l'Atalanta un avversario molto temibile per il quarto posto, perché non ha coppe, o perlomeno ha solo la Team Cup, e sarà valutata anche in base al risultato che farà con la Juventus, però lavorando costantemente, settimanalmente, questa è una squadra che fa paura e credo che abbia tutte le potenzialità, le carte in regola per poter ambire. Già l'ha fatto un po' in passato. È un ambiente, uno stadio particolare che ti permette anche di lavorare in un certo modo, perché lo ritengo l'Atalanta una squadra forte. Trinca, Teleradio Stereo. Buongiorno mister. Gasperini ha parlato dell'interesse della Roma per Mancini. Le chiedo che idea ha del calciatore, soprattutto di una piazza come quella di Bergamo, in grado di tirar fuori tanti talenti anche di Gasperini, in grado di forgiarli. Puoi fare un'altra domanda, dai. Perché ti rispondo come ho risposto l'altra volta a Maida, dicendoti che non parlo di giocatori che non sono della Roma, specialmente in sede di mercato, non è corretto, non è opportuno, anche perché creerebbe situazioni non simpatiche. Io sono uno molto corretto, specialmente prima di una partita non si parla di un avversario in questo senso. Allora le chiedo se Nzonzi, torna da un piccolo problema, è pronto per rientrare dal primo minuto e soprattutto quale importanza potrebbe avere un calciatore del genere contro una squadra che pressa molto, con lui in grado al centro del campo di dettare il ritmo. Al di là del pressing, perché pressiamo anche noi, non solo loro, per quello è un ragionamento che potrebbero fare anche gli avversari, è una squadra fisica e lui è un giocatore fisico che ci potrà essere molto utile in questa gara. È un giocatore che si è allenato tutta la settimana con la squadra, ha superato pienamente tutti i problemi che ha avuto precedentemente, per quello potrebbe essere della partita. De Angelis, Rete Sport. Buongiorno, visto che del mercato in entrata non si parla, per quanto riguarda il non mercato... Non è questione di mercato in entrata e in uscita, voi mi parlate di elementi, di uomini, il che è differente da una domanda di mercato. Assolutamente, no, però andiamo sulle possibili uscite, se ci saranno, perché insomma alcuni giocatori stanno trovando poco spazio, ad esempio Cioric, lo stesso Luca Pellegrini che ha avuto qualche opportunità, poi insomma l'abbiamo visto meno, quindi... Vorrei sapere se si sta valutando anche l'ipotesi di poter far fare qualche esperienza fuori a qualche ragazzo. Beh, le valutazioni le stiamo facendo, è ancora presto per poterlo dire, è normale che quando si fanno delle valutazioni tutte le parti devono essere concordi, non solo una. Per quello nelle scelte che si andranno a fare si faranno anche delle valutazioni in base alle esigenze e al desiderio anche dei calciatori, di quelli che anche tu hai nominato. Però sono dei giocatori per me della Roma che hanno grandi qualità, magari come hai detto tu in questo momento hanno poco spazio, ma noi ce li teniamo stretti dal punto di vista di averli con noi nella Roma. Però stiamo valutando in generale diverse soluzioni come questa, ma in primis lo sta facendo il direttore. Io mi devo preoccupare realmente del campo perché abbiamo in questa settimana tre partite molto importanti, specialmente degli scontri diretti sia per il campionato che per continuare il nostro percorso in Coppa. Facciamo l'ultima, Carboni, Centro Suono Sport. Mister, abbiamo parlato dell'Atalanta come un avversario forte fisicamente, molto intenso, anche perché si vede che giocano con grande intensità. Ecco, concettualmente questa è una partita dove accettare il duello, quindi accettare anche lo scontro fisico, oppure provare magari a spingere un po' di più sulla qualità che la Roma ha superiore rispetto all'Atalanta? Ma io credo che l'Atalanta, se noi guardiamo gli elementi che ha davanti, ce l'ha di qualità. Prendetemi Ilicic, prendetemi Gomez, ne sia nell'uno contro uno, è una delle squadre che ha fatto più dribbling in questo campionato, significa che ha nelle caratteristiche individuali delle giocate importanti. È normale che noi dobbiamo cercare di mettere in campo la qualità, però ci devi mettere anche il fisico, perché non è che tu ti puoi spostare quando loro vengono e devi cercare di accettare anche il duello fisico con la capacità di sfruttare la bravura dei tuoi, magari di andare in profondità o degli spazi che loro ti lasceranno, ma come loro cercheranno di fare la stessa cosa con noi. Per quello sarà per me una partita molto aperta in questo senso, in un terreno non facile. Grazie a tutti. Ciao a tutti.